aveva aspettato con impazienza che la notte senza luna scendesse sulla città di Esides. Uscì silenziosamente dalla porticina che dava sulle aiuole di ortaggi. Del resto, erano molti i cittadini di Exilles che si aggiravano furtivi nel buio. È venuto a chiedermi di tradurre dal latino un mister. Un mister? E che cos'è? E mettevano in scena la vita dei santi. Inseguendo con naso attento il profumo che emanava dai due uomini. L'appetito quella sera aveva abbandonato il povero parroco, che continuava a percepire l'insolito odore persino nell'insalata. La vedova Ballò mise lo scialle nuovo alla messa grande. Ho pregato la signora Ballon di riunirmi nella sua casa perché, come sapete, la canonica è piccola. Rispondo io al posto di mio marito e dico che sono favorevole all'impresa. Lasciarono la faccenda nelle mani delle mogli. Qui al forte si fa tardi la sera. Gli ufficiali della guarnigione sono giovani, talvolta molto giovani. È un timore che mi viene suggerito anche dalle signore, che hanno figlie giovinette, belle e inesperte. La buona vedova ebbe in sogno la visione di San Rocco. Il santo apparve alla dormiente col volto triste. Il giorno dopo tutto il paese sapeva. Alla messa della domenica racconta il sogno di Madama Ballon per ottenere la sua sacra rappresentazione. Potevano disporre del forte più grande, possente e bello di tutta la valle. La notizia che ci sarebbero stati in circolazione i giovani ufficialetti con le loro eleganti uniformi e i loro sonanti denari fece molto piacere ai signori exilesi. Mise il fuoco nelle vene a tutti, uomini e donne, ricchi e poveri. Ma San Rocco metteva in fuga le tentatrici. E la voce potente di Don Giassè calmò lo spadonaro con le magiche parole: ti rifonderò il valore del cappello. Tutta la notte tra schiamazzi, bevute e risa. Durante la loro assenza i sabaudi si erano impadroniti del forte e loro erano prigionieri dei nemici nel loro forte. Nessuno, per la verità, si preoccupò molto del cambiamento di padrone dal re di Francia al duca di Savoia. Le ombre notturne ripresero dopo qualche giorno a scivolare lungo i muri e i fienili continuarono a essere frequentati di notte dagli ospiti di sé. Tutto come prima, dunque.